Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italy vs Canada, che sono un po' quei video che io preferisco, dove faremo le differenze sul mondo del lavoro. Parleremo di quelle cose connesse al lavoro e vi parlerò delle differenze più importanti. Poi magari se mi dimentico qualcosa, vi viene in mente qualcos'altro, fatemelo sapere, magari scrivetemi un commento, perché io solitamente questi video non li preparo mai, non preparo mai i miei video, io parlo a e basta, quindi spesso potrebbe capitare che mi dimentico qualcosa. Bene, iniziamo dalla prima cosa principale, ovvero il curriculum. Il curriculum qua in Canada è diverso dal curriculum europeo. Prima cosa, non c'è la foto. Qua loro non vogliono la foto perché credono nel fatto di non dover giudicare una persona dall'aspetto, ma giudicarla dalle proprie esperienze, dal proprio curriculum, ovviamente se è scritto bene, le esperienze che hai avuto, le esperienze connesse al lavoro con il quale stai applicando, insomma tutte queste cose qua. Quindi questa è una cosa molto 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 positiva, perché in Italia mi ricordo che c'erano addirittura annunci che dicevano cercasi, beh, visto la bella presenza, vogliamo anche la foto intera. Ero tipo, perché hai bisogno della mia foto intera per vedere se sono magra? Cioè, che schifo. Onestamente questa cosa la trovo molto molto disgustosa. Addirittura per un lavoro da cameriera spesso ti chiedevano tipo una laurea. Mi ricordo quando studiavo e stavo cercando lavoro come cameriera, c'era scritto che volevano la laurea per fare la cameriera. Tu mi stai prendendo per il culo. Quindi diciamo che già questa è una cosa. Sappiamo che in Italia purtroppo questa cosa di curriculum dei lavori non funziona più di tanto, però quello è stato veramente toccare il fondo pazzesco. Un'altra cosa del curriculum è che tu non devi mettere la tua data di nascita, quindi non devi mettere la tua età e non devi mettere dove sei nata o roba del genere. A loro non interessa, assolutamente non interessa di che razza sei, da dove sei e se sei straniera o non sei, non interessa niente. Loro vogliono semplicemente il tuo nome, il tuo cognome, che vabbè, si capisce un po' se sei canadese, se non sei canadese, la tua email, il numero di telefono, poi tutte le altre cose, tipo inizia a scrivere le esperienze, inizia a scrivere le lingue che parli, inizia a scrivere la tua istruzione, tutte queste cose qua. Insomma, le cose principali vanno messe là, non servono altre informazioni. E questa è una cosa molto molto bella. La cosa che riguarda gli annunci di lavoro, come stavo parlando un pochino prima, è che loro negli annunci di lavoro per legge non possono mettere che cercano una cameriera o un cameriere, devono mettere entrambi i sessi. Per ogni lavoro che mettono, che sia cameriere, che sia cassiera, che sia donna delle pulizie, che sia astronauta, che sia pilota di aerei, loro mettono sempre il maschile e il femminile. Spesso negli annunci potrebbero mettere solo al maschile, perché magari l'annuncio è troppo grande e specificano subito dicendo abbiamo messo il maschile solo per facilitare la scrittura, la stesura dell'annuncio, per mettere, perché è vero che in francese, sapete come in italiano, maschile e femminile cambia tanto, quindi quando scrivi un annuncio troppo grande devi cambiare sempre femminile, maschile, diventa un po' troppo grande come cosa. Quindi semplicemente specificano sempre l'abbiamo messo al maschile solo per questo, ma stiamo cercando, cioè non importa di quale sesso tu sia, puoi venire e mandarci il curriculum. Una cosa è il salario minimo. Mentre in Italia io ho lavorato anche tipo pagata in nero, 5 euro all'ora, questo genere di cose che non farei mai, ma perché ero stupida e non sapevo i miei diritti e avevo bisogno anche di soldi, qua questa cosa non esiste. Prima di tutto non esiste essere pagata in nero, la legge è molto severa su queste cose, quindi qua la legge sul lavoro si rispetta tantissimo. Quindi non potrei mai fare un lavoro dove sei pagato in nero, perché vogliono che tutti paghino le tasse ed è giusto così. E poi ovviamente c'è un salario minimo per ogni lavoro che c'è in circolazione, c'è un salario minimo. Loro non possono andare al di sotto di quel salario minimo. L'unica cosa, l'uniche persone che sono pagate al di sotto del salario minimo sono i camerieri, perché qua c'è la tradizione delle mance, quindi tutti i clienti solitamente ti lasciano il 15% di mancia, quindi praticamente quando tu fai la cameriera vivi di mance. E io lo so bene, quindi principalmente tu vivi di mance, quindi non te ne frega quasi quanto sei pagato all'ora, perché quelle ore che tu fai come cameriere non te ne importa niente, a te importa solo le mance. Quindi principalmente i camerieri sono pagati tipo, per esempio adesso se vai a fare la cassiera, per darvi un esempio, perché
avendo lavorato, il salario minimo è $11.50, mentre se vai a fare la cameriera il salario minimo sarà tipo $9.50 o $9.25, non mi ricordo, quindi diciamo che non è tanto, però allo stesso tempo, come vi ho detto, hai le mance. Quindi quando tu vai a lavorare in un negozio, robe del genere, loro ti dicono ti paghiamo $10 all'ora, questo dovrebbe essere un po' illegale perché il salario minimo è stabilito per legge che ogni anno solitamente aumenta, non proprio ogni anno, però negli ultimi 2 anni che ero qua in Canada è aumentato abbastanza il salario minimo. Ovviamente come tutti i lavori, se hai l'esperienza ti potrebbero pagare anche di più. Per esempio avevo delle colleghe quando lavoravo nel negozio in cui ho lavorato per quasi 2 anni, avevo delle colleghe che avevano dell'esperienza e quindi quando sono venuta a lavorare non erano pagate il salario minimo, ma erano pagate un pochino di più perché avevano l'esperienza, e questa cosa la fanno abbastanza spesso. Poi ovviamente dipende sempre dai lavori, ci sono lavori in cui sei pagato molto di più, ci sono lavori in cui sei pagato molto di meno, questo ovviamente dipende un po' da tutto. Un'altra cosa qua è che appunto tanta gente si ferma alla triennale, quindi solitamente dopo il triennale loro lavorano, mentre se hai una magistrale e un dottorato addirittura devono pagarti di più, nonostante tu non abbia esperienza, magari se non hai esperienza in quel campo devono pagarti di più perché tu hai un livello più alto di studi. Non so se in Italia questa cosa funzioni, non mi risulta, però fatemi sapere se mi sbaglio, perché essendo che io in Italia non ho lavorato nel mio campo, non saprei. Un'altra cosa che mi è capitata in Italia è stato che la gente non ha voluto assumermi perché ero studente, perché loro volevano qualcuno da sfruttare, insomma. Quindi principalmente dicevano: ma sei studente? No, non ti valiamo, scusa, abbiamo bisogno di qualche schiavo che lavori 50 ore alla settimana. Quindi questa cosa, addirittura una volta non mi hanno assunta per questa cosa ed è una cosa da denuncia. Qua in Canada, se qualcuno osasse dirti non ti assumo perché sei studente, a meno che tu non l'abbia specificato nel tuo annuncio, ovviamente se l'hai specificato nell'annuncio che non stai cercando studenti, è uno studente, ti invia il curriculum e tu chiami quel studente per il colloquio, e questa è colpa tua, insomma, però non potrebbero mai dirti una cosa del genere. Un'altra cosa che mi è capitata è stata la gente che mi ha chiesto: hai intenzione di avere figli o hai intenzione di sposarti? Questo genere di cose iper sessiste. Qua in Canada, se osano farti delle domande del genere, sono subito da denuncia. Puoi denunciarle tranquillamente perché sono domande che non si possono fare. Anche nessuno ti può chiedere se hai intenzione di avere figli, ma anche se hai intenzione di avere figli, se hai iniziato un lavoro, sicuramente se hai iniziato un lavoro proprio per tua coscienza, nel senso, se io iniziassi un lavoro, sicuramente per mia coscienza personale vorrei lavorare almeno un anno prima di figliare, insomma. Però se proprio capita che rimani incinta, cioè loro non possono licenziarti perché sei incinta, questa non è una scusa da licenziamento, quindi solitamente quando sei incinta lavori comunque fino al 7° o 6° mese, dipende un po' da che lavoro stai facendo, e la maternità comunque te la devono dare per legge. Qua solitamente le mamme sono abbastanza protette sul mercato del lavoro, perché comunque, cioè, le mamme, le donne, insomma, perché comunque se ti capita di essere rimanere incinta durante un lavoro, dopo loro ti devono dare la maternità, e dopo la maternità tu puoi tranquillamente tornare al tuo lavoro senza problemi. Loro non è che possono licenziarti perché sei rimasta a casa un anno a fare la mamma. Questa è proprio una cosa da persone di merda, quindi è una cosa molto positiva. Diciamo che qua in Canada credono tantissimo nella parità dei sessi, quindi solitamente anche i salari, non so se sia in ogni campo, in ogni cosa, però so che solitamente cercano sempre di non distinguere l'uomo dalla donna sul mercato del lavoro, e questa è una cosa meravigliosa che so che in Italia non esiste, so per certo che non esiste. Una cosa bellissima che esiste qua è il pagamento avviene ogni 2 settimane, non è ogni mese. Questa cosa è una cosa bellissima, io adoro questa cosa, perché ogni 2 settimane tu hai il salario per le 2 settimane che hai lavorato, quindi diciamo che se hai le tue spese da fare, se hai altre cose da comprare, non devi aspettare un mese prima di avere soldi nel tuo conto bancario, che magari nei primi 2 giorni li devi spendere perché magari devi pagare affitto, devi pagare macchina, devi pagare quest'altro. Quindi qua ogni 2 settimane riesci molto meglio a organizzare con le tue spese. Ovviamente questa cosa la fanno anche per far girare un po' l'economia, perché ogni 2 settimane la gente che ha lo stipendio
tende a spendere di più, quindi diciamo che ogni due settimane c'è più gente che va a spendere, a fare shopping, a mangiare fuori, robe del genere. Solitamente il giorno dei paghi è quasi sempre il giovedì. L'unica cosa che è cambiata per me in questo lavoro adesso è che la mia paga è il venerdì, ma non cambia più di tanto. Altra cosa è che qua ci sono tante compagnie, grandi compagnie solitamente. Per esempio io nel lavoro dove ho lavorato in quel negozio, dopo 3 mesi solitamente tu fai parte del sindacato del lavoro, quindi loro dopo questi 3 mesi non possono licenziarti senza a meno che tu non abbia fatto le cose peggiori del mondo al lavoro, non possono licenziarti. Questo è per proteggere abbastanza i propri impiegati, però allo stesso tempo non vale per tutti i lavori, non tutti i lavori hanno questa cosa, perché è anche un po' rischiosa, perché se per i primi 3 mesi la persona è meravigliosa e tutto, però dopo inizia ad essere una persona di merda, non puoi licenziarla, diventa un po' dura. Però ovviamente qua comunque la gente lavora molto diligente, non mi è mai capitato di avere colleghi di merda, l'unica cosa che mi è capitato di avere è stato avere un capo di merda, ma non dei colleghi. Quindi diciamo che da una parte è una cosa positiva, dall'altra parte è negativa, magari se ti capita di dover lavorare con delle persone con le quali non ti trovi bene, ma anche in quel caso sicuramente si possono fare delle cose, però ovviamente non tutti i lavori sono così. Cosa sono le vacanze? Diciamo che in Italia l'unica cosa positiva del lavoro sono le vacanze. In Italia hanno un botto di ferie, cioè gente lavora un anno, ha un mese di ferie, una cosa assurda. Qua in Canada non è così, dopo un anno hai 2 settimane di ferie. Dipende sempre dai lavori, però al massimo che potrai avere forse dopo un anno saranno 3 settimane, ma come ho detto dipende tanto dal tipo di lavoro. Per esempio gli insegnanti, cioè, hanno l'estate, hanno il Natale, hanno tutte le vacanze che hanno gli alunni, quindi vabbè, in quel caso non vale, però per tutti gli altri solitamente sono 2 settimane. Devo dire che 2 settimane in un anno di lavoro sono veramente veramente poche, soprattutto se fai un lavoro di merda del tipo che sei aperto 365 giorni all'anno, mentre magari se fai un lavoro tipo in banca, la gente in banca che lavora dalle 10 alle 4 e sabato, domenica, lunedì, martedì sono chiusi, cioè robe del genere, in quel caso che è bella vita, solitamente se fai il lavoro tipo in un negozio come ho fatto io per quasi 2 anni, che è una merda, che sei aperta anche a Natale, quella è una cosa un po' di merda, di 2 settimane non basta per tutta la merda che devi sopportare. Ho detto troppe cose, troppe volte merda, scusatemi. Però sicuramente dipende dal lavoro, magari quando farò il lavoro più bello della mia vita non mi importerà niente, perché è comunque un lavoro che ti piace. Però devo dire che comunque sono poche 2 settimane, soprattutto per me che vivo in Canada e che magari vorrei tornare in Italia per vedere i miei eccetera. 2 settimane praticamente volano subito. Quindi ragazzi, questo è tutto, come ho detto non voglio fare dei video giganti lunghissimi, fatemi sapere se ho detto tutto, se vi viene in mente qualcosa chiedetemelo senza problemi, se so rispondere vi risponderò, quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!